Paolo, allora, hai visto che ridevi su Ringo? È tutto vero? Ma che vero! No, c'è stato un interessamento della Juventus, questo sì che è vero, però diciamo non è andata proprio così, anche perché Ringo non so di che anno parlasse, ma fino al 1990 i telefonini non c'erano, quindi era impossibile anche. Però c'era stato un interessamento, è vero, sono andati, credo, dalla società e poi anche parlando con mio padre. Mi volevano là, però sapevano benissimo che era un'impresa dura, anche perché con la storia che mio padre ha avuto nel Milan e anche con l'idea comunque di realizzarmi in quella squadra, io non avrei mai accettato comunque di cambiare squadra, l'avrei cambiata solamente se il Milan mi avesse voluto cedere. Capitano, quando il Milan diventa di Silvio Berlusconi, il presidente trova Costa Curta, Franco Baresi, Filippo Galli e Paolo Maldini prodotti del nostro vivaio. Quindi parliamo di eccellenza. Nel calcio di oggi, perché sembra che sia molto più difficile? Beh, secondo me non apriamo il discorso del settore giovanile perché poi qualcuno si offende, ma credo che ci sia comunque meno cura del settore giovanile, non in tutte le squadre. Qualche squadra ha capito qual è l'importanza di avere un settore giovanile, una formazione per i propri ragazzi. C'è la concorrenza delle squadre europee, perché comunque abbiamo visto un sacco di calciatori nati nei settori giovanili delle squadre italiane, presi a 14, 15, 16 anni da club europei. E poi, devo dire, per un giovane rispetto a quando ho iniziato io, è comunque più difficile essere inserito in una squadra di vertice come il Milan. Rispetto naturalmente a quando ho iniziato a giocare Quindi proprio una difficoltà io. Sì, globale complessiva bisogna del dire calcio. che comunque il giocatore di talento alla fine viene fuori sempre. Nel 2001, quando Carlo Ancelotti arriva al Milan, nei 4 anni precedenti noi avevamo avuto 4 allenatori diversi. Quindi parliamo di Zaccheroni, parliamo di Cesare Maldini, che aveva comunque Tassotti quasi sullo stesso livello, e poi Fatih Terim. Quindi 4 allenatori in 4 anni. Poi per 8 anni lo stesso, Carlo Ancelotti, almeno per 8 anni, perché insomma, il suo contratto dura fino al 30 giugno 2010. L'avresti detto? Nel Beh, 8 2001. anni, sinceramente, pensare a una storia così lunga, anche perché nel passato allenatori che hanno fatto benissimo più di 4-5 anni non sono rimasti, guardiamo Capello e Sacchi. La cosa diversa che ha Carlo è la gestione dello spogliatoio e quindi è molto più difficile che si crei un attrito diciamo, tra squadra allenatore e tra società allenatore, quindi Carlo ci ha fatto vincere e ci ha fatto star bene, credo che questo sia il segreto della sua longevità. Benedetta. Ci sono moltissimi messaggi che stanno arrivando in redazione, ne approfitterei per dare una lettura veloce a tutti. Non possiamo fare come sempre quando ne leggiamo uno per uno, però insomma per far capire anche il bene che ti vogliono. Ma sei un esempio per tutti, complimenti da Gabriele. Ciao capitano, se proprio ti stanchi e vuoi fare qualche partita, la ti tessero volentieri nella mia squadra. Ci tengo, campionato amatoriale. Poi, capitano, domenica pomeriggio sono d'obbligo gli occhiali da sole per nascondere le lacrime. Grazie 900 volte alle da Sesto. E poi continuiamo ancora a leggere gli altri messaggi. Paolo, sei sempre stato il mio idolo da quando hai esordito. È nato mio figlio. Per me saranno sempre due ricordi incancellabili. Il tuo nome resterà per sempre scritto a lettere d'oro nella nostra leggenda. Giuseppe da Prato. Ciao Paolo, grazie per tutte le emozioni che mi hai regalato con la maglia del Milan. Volevo chiederti a chi lascerai la fascia da capitano. Debbie 36, ciao capitano, un mito, una leggenda, un nome Paolo Maldini, il nostro capitano, non dimenticherò sempre nei nostri cuori rossoneri, Simona da Pisa e poi ancora grazie Paolo di essere stato il nostro unico grande capitano, ci ha insegnato a vivere, un abbraccio da parte di Alessandro da Riccione e ancora ci sono tantissime email, tantissimi messaggi, ma soprattutto la voglia di esserci, di dimostrare tutto il loro affetto da parte di tutti i tifosi comunque che ci sono, che ci stanno scrivendo, poi comunque te le recapiteremo a Milanello tutte le mail e tutti i messaggi. Quindi insomma, attestati importanti. Con ogni probabilità ci sarà anche il presidente Berlusconi domenica a San Siro. Mi piacerebbe, devo Beh, dire che sarebbe per me una piacevole sorpresa, sì. Noi siamo stati, ti svelo in chiusura di trasmissione,
un particolare, siamo stati proprio lì per perfezionare il collegamento per il saluto, il presidente voleva assolutamente farlo, ma proprio impegni improvvisi, riunioni capisco, improvvise. Capisco, un periodo ormai dura anni che è suo, che veramente non ha 5 minuti lì. Quindi non è solo che non chiama il nostro allenatore, non è riuscito proprio a trovare anche il tempo per intervenire in diretta, insomma immagino. Siamo mai mi stati. Ha già dimostrato in questi anni il suo affetto nei miei confronti, quindi non c'è bisogno insomma di spiegare il perché di una mancata telefonata. Ricordo quella volta che al ritorno da Tokyo dopo la partita con l'Olimpia di Assunzione tu ti eri fratturato la spalla, quando viene sull'aereo a salutarvi, voi atterrati a Milano, si preoccupa subito di te, no? Sì, tu e Persilio avevate un bel rapporto, lui ti considerava quasi suo figlio. È vero. E quindi tanti, davvero tanti bei ricordi. Abbiamo la maglia numero 3. La maglia numero 3 del capitano che con il nostro Claudio Lippi assegneremo la prossima settimana, ti faremo pervenire Paolo tutti i messaggi dei nostri abbonati, questa che firma il capitano è la maglia di quest'anno, quindi la maglia 2008-2009, mentre quella che abbiamo avuto alle nostre spalle per tutta la trasmissione è la maglia con cui il Milan giocherà domenica, quindi noi assegneremo la maglia 2008-2009. Proprio la prossima settimana insieme a quella di tanti altri tuoi compagni. Io direi, Benedetta, di iniziare il giro di saluti da te e di finirlo assolutamente con il nostro capitano. Benedetta. Sì, saluti ovviamente, ma soprattutto ringraziamenti da parte di tutti coloro che hanno sempre aiutato alla realizzazione di questa trasmissione, segni particolari, la Regia Mobile, insomma, Milano, la grafica, il montaggio con Alessandro Lana, Simone Campioli, ma anche Allegra Pecchio, che ha sempre selezionato tutti i vostri messaggi che sono sempre andati a Milanello, poi assegneremo ovviamente le maglie. Un grazie particolare ovviamente a Paolo Maldini per essere stato con noi, per essere stato la leggenda del Milan, il capitano del Milan per così tanti anni, e ovviamente insomma un grazie particolare davvero. È stato un piacere, un grosso piacere. Benissimo, io naturalmente ricordo a tutti i nostri abbonati innanzitutto che Segni Particolari tornerà nel settembre 2009 per la serie dell'anno prossimo. Ringrazio il capitano per questi 10 anni. Io ricordo la prima volta che il capitano parlò di Milan Channel, eravamo in viaggio verso Bologna al Motor Show dopo una partita a Firenze. E ricordo il capitano: cos'è che fate? Le telecamere negli spogliatoi? No, capitano, tranquillo. Cosa fate? Allora, ho spiegato cosa avremmo fatto e da quella ci saremmo parlati 5 minuti. Da quei 5 minuti, insomma. Siamo andati avanti a seguire il capitano. Eravamo preoccupati. Ricordo. Su quei 5 minuti abbiamo costruito 10 anni, insomma, che sono sotto gli occhi di tutti i nostri tifosi rossoneri. Non vado avanti perché sennò poi so cosa succede. Un caro abbraccio a tutti, però la chiusura di questa edizione di Segni Particolari, come minimo, è di Paolo Maldini. Che dire? Niente. Io ringrazio tutti. Un abbraccio forte ai tifosi che sono abbonati anche di Milan Channel. E spero che domenica sarà una festa da tutti i punti di vista. La speranza è quella.